Quanto diceva l'assessore Cordonari, che parlava di un altro tipo di intervento a favore del territorio, anche in questo caso la Giunta Maroni ha inteso ribadire non solo la vicinanza, ma la necessità e la volontà della giunta medesima di appunto, interventi anche concreti a tutela e a salvaguardia del territorio. In particolare, in questo caso, i fondi di cui vi parlerò in maniera anche molto sintetica, non vi preoccupate, attengono a quegli interventi di bonifica e di verifica, di messa in sicurezza e di verifica di quelli che sono i fondi inquinanti relativamente ai territori, ad alcuni territori lombardi. Questo è in giunta abbiamo approvato il secondo provvedimento che segue quello di febbraio, decisamente proprio contenuto per quanto riguarda gli importi. Quello di oggi prevede lo stanziamento in 3 anni, quindi dal 2013, 14 e 15, di ben 41 milioni di euro, finalizzati appunto ad erogare insomma, questi fondi alle province, ai comuni e ad ARPA, come ovviamente soggetto di riferimento ma soprattutto soggetto operativo della Regione Lombardia, per interventi che siano prima di tutto di realizzazione appunto di interventi di bonifica o di avanzamento di integrazione di quelle che erano operazioni già iniziate negli anni passati, per la messa in sicurezza di alcune situazioni particolarmente o relativamente preoccupanti, per il proseguimento appunto in capo alla provincia di quelle che sono le opere di verifica delle fonti di inquinamento e interventi di indagine e di caratterizzazione dei siti inquinati. Dicevo, i principali destinatari di questi 41 milioni di euro che seguono al poco più di 1 milione di euro messi a disposizione a febbraio sono province, comuni e ARPA. Vi cito le province per comunità e in rigoroso ordine alfabetico sono pressoché quasi tutte le province lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Brianza, Pavia e Varese, per intervenire, ribadisco, su situazioni specifiche e preoccupanti con un ordine di priorità. Vi aggiungo poi infine che sembrerebbe, e ribadisco che sembrerebbe perché finché non è certa questa cosa, insomma la consideriamo così, che la richiesta della Regione Lombardia avanzata al Ministro Orlando, al Ministro dell'Ambiente, in occasione dell'incontro del 14 maggio sia stata recepita. Richiesta che attiene all'inserimento in quella che è la programmazione comunitaria 2014-2020 degli interventi di bonifica. Vi spiego in retroscena, in quello che era la bozza di programmazione che il MISE stava portando avanti, mancava completamente la richiesta all'Unione Europea dei finanziamenti relativi agli interventi di bonifica. Ora, in quell'occasione, devo dire, la Regione Lombardia, sostenuta anche da altre regioni, ha portato all'attenzione del Ministro questa gravissima mancanza, secondo noi, e sembra appunto che la nostra richiesta in qualche modo sia stata recepita e quindi questa programmazione dovrebbe aver recepito. Ribadisco, finché non c'è la certezza non ci rallegriamo, ma sembra proprio che insomma, ancora una volta la Regione Lombardia si sia fatta portavoce di quelli che sono gli interessi dei territori, tra l'altro non solo suoi ma soprattutto lo Stato italiano.